Questa settimana su Like, il gelato gourmet, le novità dell'estate, il Festival dell'Amore, romantica kermessa alla Triennale di Milano, auto show, design accattivante, comfort premium class e tecnologia all'avanguardia, 100 esemplari per la regina delle city car in versione elettrica con livrea Ushuaia, Giorgetto Giugiaro, 50 anni di design made in Corea. Nell'isola più spensierata, capitale del divertimento e meta preferita dei giovani, arriva una nuova edizione limitata di Smart Fortwo elettrica. Siamo a Ibiza, fra colori, suoni e sapori che diventano il palcoscenico perfetto per questa limited edition Smart Fortwo EQ Ushuaia, realizzata da Mercedes-Benz Italia in collaborazione con Mercedes-Benz Spagna e uno dei club più conosciuti dell'Isla Blanca. Un abbinamento perfetto fra la regina delle city car che dal 2020 arriverà sul mercato solamente elettrica e uno dei locali più sorprendenti delle Baleari. L'Ushuaia è per Ibiza quello che Smart è per la mobilità urbana, un vero e proprio punto di riferimento per l'intero segmento. E come i party di questo locale hanno alzato l'asticella nella nightlife dell'isola, così Smart EQ ha rivoluzionato prima il mondo Smart e poi il mercato. Per noi è sempre stato importante creare le novità con i Smart, con innanzitutto Italia, con le edizioni limitate. Ushuaia Ibiza, ovviamente conosciuta come isola delle feste, delle discoteche, della musica, quindi Smart per noi questa combinazione fra gioia da vivere, lo Smart è la combinazione giusta. Presentata in concomitanza con l'esclusiva Mercedes-Benz Fashion Week di Ibiza, l'edizione limitata Ushuaia di Smart EQ Fortwo si riconosce per la personalizzazione estetica, con il kit sportivo per gli esterni, le tinte nero lucido o grigio matte e il colibrì, firma di Ushuaia, che si posa su alcuni dettagli interni. Serie numerata in soli 100 esemplari, è disponibile nelle varianti di carrozzeria coupé e cabrio. Spinta da un motore elettrico da 81 cavalli e alimentata da una batteria agli ioni di litio, l'auto può essere ricaricata dalla presa domestica col caricatore di bordo o con quello per wallbox o stazione di ricarica per un'autonomia dichiarata di 160 km più che sufficiente nell'uso quotidiano. Rimaniamo al mare, ma cambiamo rotta, dalle Baleari all'Italia, lasciandoci trasportare dal vento verso nuove avventure. Una piccola evasione dalla routine e dagli impegni quotidiani, in una giornata di sole ad agenda libera. Con la brezza che soffia sulla silhouette della Opel Grandland X, il SUV top di gamma della casa tedesca, disegnandone le linee e avvolgendone i tratti distintivi, le luci full LED anteriori, e la linea del tetto che scende dolcemente nella parte posteriore come ad assecondare questo vento di cambiamento. Un gesto, un leggero movimento del piede e si ha accesso a tutta la praticità della Grandland X con i suoi 1652 litri di carico. Un attimo ed è tutto pronto, si parte, avvolti da questi sedili veramente confortevoli. E se non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare, la navigazione dell'IntelliLink di ultima generazione con integrazione di Apple CarPlay e Android Auto è lì per assecondare ogni desiderio di libertà, con un display touchscreen da 8 pollici. Combinazione intelligente di eleganza, modernità e tecnologia, Opel Grandland X ci lascia scegliere tra 5 modalità di trazione per garantire sempre il massimo della velocità, che sia su asfalto, verso un appuntamento di lavoro, o su sabbia, erba, fango. È la sabbia la protagonista di oggi e la potenza dell'uomo sugli elementi nelle spettacolari manovre del nostro kitesurf e della Grandland X con la sua gamma di avanzate motorizzazioni da 130 a 180 cavalli. Ora anche in variante ibrida plug-in con l'arrivo della Hybrid 4. Proprio come la perfezione di un gesto tecnico si raggiunge solo con anni di allenamento, così Opel non è stata la prima ad aggiungersi alla festa dei SUV. Il marchio tedesco si è preso il suo tempo e i risultati si vedono. Il progresso non è un caso, ma affonda le sue radici nella storia e dalla storia viene plasmato. Next Awaits è la nuova campagna di Hyundai che ripercorre le tappe fondamentali di questi primi 50 anni della casa.
da nuova arrivata sul mercato a leader nella mobilità del futuro. Dalla Pony degli anni 70, disegnata da Giorgetto Giugiaro, ed emblema di uno spirito pioneristico che avrebbe continuato a segnare le Hyundai fino ai giorni nostri, alle Ioniq, Kona Electric e Nexo, il SUV a celle a combustibile di seconda generazione. Modelli così diversi eppure legati dal fil rouge di un design che esprime quella spinta all'evoluzione continua che è stata la chiave del successo di Hyundai nel mondo. Tenendo conto della semplicità di cui doveva essere questa architettura, è venuta fuori una vettura valida per un paese che iniziava a offrire questo prodotto. Passato e presente si fondono in un'arrestabile corsa verso il futuro, con le nuove sfide di design e di mobilità imposte dall'elettrificazione dei veicoli e dalle nuove piattaforme, da far convivere con una brand identity ormai forte di ben 50 anni di storia. Equilibrio e purezza. Purezza e semplicità, e la semplicità è una complessità risolta. E questo è un po' un approccio che cerchiamo di mantenere in tutti i nostri modelli, ben bilanciati, equilibrati, un tocco di semplicità e un tocco di coerenza. È un futuro questo che per molti aspetti è già qui, e Hyundai ne è protagonista, con una strategia di sostenibilità globale che prevede il lancio di 18 nuovi modelli ecologici e l'impegno per un futuro a idrogeno con la strategia Fuel Cell 2030. Amore, sentimenti, passioni, ma anche inclusività, rispetto per il prossimo e per l'ambiente che ci circonda. Sono solo alcuni dei temi affrontati durante la seconda edizione del Festival dell'Amore, romantica kermesse andata in scena negli spazi della Triennale di Milano dal 7 al 9 giugno. Nel ricco calendario di eventi si sono alternati talk, incontri e spettacolari installazioni. Allora, il Festival dell'Amore ci è venuto in mente perché a me capita spesso di produrre festival di ogni genere, festival legati alla musica, alla moda, all'innovazione, all'arte. E un giorno con il mio amico filosofo Franco Bolelli abbiamo cercato di capire quale fosse il festival che poteva contenerli tutti, forse il festival più importante che c'è. E ci è venuto in mente che, saltando tutte le interfacce, il Festival dell'Amore era il festival più importante che c'era. E mancava, e quindi l'abbiamo fatto. Questo perché pensiamo che parlare d'amore sia una cosa che possa impollinare tutta l'aria che c'è intorno e diffondere questo sentimento, che può essere un antidoto contro il cinismo, il sarcasmo, la paura degli altri, che in questo momento sta avendo sopravvento. Tra le numerose scenografiche iniziative che hanno coinvolto i partecipanti, anche l'installazione sensoriale Your Love Energy, realizzata dall'azienda Sorgenia con il supporto dell'intelligenza artificiale, per mostrare al pubblico come le emozioni umane possano generare energia. Noi siamo un'azienda che è consapevole del fatto che non è soltanto il business il nostro lavoro. Il nostro lavoro passa attraverso la passione, l'amore col quale curiamo i rapporti dentro l'azienda e i rapporti con i clienti. Siamo un'azienda giovane, questa è una manifestazione che parla ai giovani, siamo un'azienda che celebra adesso, quest'anno, i nostri 20 anni, lo vogliamo fare insieme ai 20enni in questa occasione. Ci è sembrato un modo molto bello per farlo. Questo poi coincide col fatto che in questo evento troviamo molti dei nostri valori. Noi siamo un'azienda molto attiva, in particolare su alcune attività nel sociale, che sono quelle della lotta contro la violenza sulle donne, dell'inclusione quindi delle donne in tutte le dimensioni della società civile. Lavoriamo molto sui giovani e sulla disabilità. Bene, abbiamo trovato perfetta consonanza con l'organizzazione di questo evento. Tra le cooperative sociali supportate dall'azienda e presenti all'evento con le loro testimonianze, anche La Grande Casa, istituzione che da 30 anni aiuta le donne vittime di violenza a ricostruirsi un futuro. Oggi noi possiamo sensibilizzare i giovani a vite e alla non violenza attraverso diverse opportunità, diverse azioni. Prima di tutto
provando anche nella nostra vita quotidiana a usare modalità e relazioni non violente nel linguaggio, nell'ascolto, ma anche nell'atteggiamento delle singole persone. Sicuramente la scuola è un'altra delle opportunità importanti. Devo dire che sono molto colpita a volte dalla capacità che invece hanno i giovani di essere molto più accoglienti a volte che non alcuni adulti. Credo che ci sia una reciprocità. A volte dobbiamo insegnare, a volte dobbiamo ascoltare e accogliere l'insegnamento che ci arriva. Estate, tempo di gelato. Uno sfizio goloso, fresco, freschissimo, che piace e continua a piacere da nord a sud, isole comprese. Un trend glaciale in fortissima ascesa, confermato anche dal web, dove si moltiplicano virali test all'insegna del «dimmi che gusto scegli e ti dirò chi sei». Un esempio? Chi preferisce il gelato al caffè sarebbe un tipo scrupoloso, preciso e coscienzioso, mentre il classico cioccolato, considerato il gusto dei seduttori, è prediletto da persone empatiche, gioiose e affascinanti. Una vera e propria new wave del gelato, supportata anche da dati e classifiche degli esperti del settore. È tutto italiano, infatti, il primato del consumo di gelato artigianale in Europa, ovvero quello non confezionato, con circa 7 litri pro capite all'anno e con un record produttivo che ha superato la soglia dei 595 milioni di litri, preparati e venduti in loco, ma anche esportati all'estero, come confermano i dati DOCSA e della Coldiretti. Nel mondo, a batterci in fatto di coni acquistati, sarebbero invece neozelandesi, nordamericani e australiani, i primi addirittura con oltre 28 litri consumati pro capite. Se cioccolato, nocciola, limone e fragola restano poi sempre i più venduti, oggi sono in molti a voler sperimentare, dando vita a curiosi fenomeni di costume. Mozzarella di bufala, basilico, pomodoro, un pugnetto di arachidi, magari anche una spolverata di zenzero o di zafferano. No, non è una rivisitazione gourmet della classica insalata caprese, ma il nuovo insolito trend che rinfresca la calda estate italiana, ovvero quello del cosiddetto gelato gastronomico, estrosa ricetta che prende spunto da alimenti e specialità generalmente salate. Un vezzo per pochi e temerari palati? Assolutamente no, stando alle analisi dei principali food delivery del nostro paese. Tutti concordi nel sostenere che gli italiani ordinano a domicilio gelati dei gusti sempre più ricercati e bizzarri, come carota, barbabietola o addirittura gorgonzola. Un'inedita abitudine che prende sempre più piede. La crescita supererebbe il 25% secondo gli esperti del settore, attribuibile al successo dei grandi chef, che ormai da anni ci hanno abituato a soffici spume perfettamente in bilico tra dolce, salato e piccante, magari servite come dessert. A partire dall'ormai consolidato caramello salato e dalla classica combinazione cioccolato fondente e peperoncino. E se i salutisti poi sposano il trend del gelato nero corvino a base di carbone vegetale, che sembra fare miracoli in fatto di detox, o le creme dolcificate con la stevia, i più modaioli rilanciano con aperitivi, dove al posto della classica tartina vengono servite creme salate e ghiacciate di tutto punto. Antesignana in questo la città di Milano, dove si moltiplicano i locali che servono al tramonto gelati gastronomici. Così il classico spritz si sorseggia con una glaciale coppa di focaccia alle olive. Via libera dunque a cremose ricette più o meno dolci o salate. Gli psicologi confermano infatti che consumare con moderazione il gelato infonda un senso di benessere psicofisico e ci riporti con la mente all'infanzia. Su e giù per l'Italia, l'importante è viaggiare sui binari. Due italiani su tre scelgono infatti di muoversi in treno, secondo un'analisi condotta da V-Rail. Che sia per lavoro o per piacere, il 66% dei viaggiatori preferisce il mezzo su rotaie, considerata l'opzione più comoda, veloce e vantaggiosa. E quest'anno l'alta velocità, infrastruttura che ha cambiato il paese avvicinando le città e migliorando la vita di pendolari e turisti, compie 10 anni. Una festa che celebra tante novità, a partire da una nuova flotta di 115 treni di ultima generazione, nuove destinazioni e servizi sempre più personalizzati ed efficienti, per rendere il viaggio un'esperienza unica. 300 milioni di passeggeri in 10 anni è un record, è qualcosa che sta continuando a migliorare il paese. Quindi sono cambiate le abitudini e quindi c'è una nuova geografia del paese, grazie all'alta velocità. 10 anni celebrati anche con il cortometraggio La casa che ti porta a casa, la nuova campagna istituzionale firmata da Ferzan Hospitec.
Il regista racconta il treno come un luogo di incontro e di scambio, dove generazioni e storie si intrecciano attraversando un paese meraviglioso e dove il passeggero vive un'esperienza a misura delle proprie esigenze. Sempre più si va nella logica della segmentazione dell'offerta. Più l'offerta è personalizzata e più si ha successo. Questa è la tendenza per il futuro, dove ci sarà sempre più sensibilità verso appunto quella che è l'esperienza del prodotto e non legata al semplice acquisto di un prodotto. E viaggiare su rotaia aiuta anche l'ambiente. Il treno è infatti uno dei mezzi più ecosostenibili d'Europa, producendo il 90% in meno di emissioni di CO2 rispetto ad aerei, auto e TIR. Noi, grazie al grande sviluppo che stiamo mettendo in campo dal punto di vista dell'offerta, garantiremo uno sviluppo al paese sempre più sostenibile. Le do un dato: sono circa 60 milioni di tonnellate in meno di CO2 che nei prossimi 5 anni risparmieremo rispetto ad altri mezzi di trasporto. Un treno ogni 12 secondi, grazie a 7.000 collegamenti al giorno, 190 nuove fermate e 437 treni che viaggiano quotidianamente lungo la metropolitana d'Italia. E per chi sceglierà il treno anche quest'estate, sono in arrivo nuovi orari e collegamenti. Non solo per le grandi città d'arte e gli hub metropolitani, ma anche verso località di medie e piccole dimensioni ad alta attrattività culturale e paesaggistica. Abbiamo messo tanti treni in campo, tanta offerta, stiamo cercando di integrare il nostro modello di trasporto. La cosa più interessante è che c'è un'ambizione che abbiamo come gruppo, che è quella di permettere, attraverso lo sviluppo di un sistema di accessibilità, la possibilità di connettere città, oggi praticamente poco connesse, ma ad alta vocazione turistica, e quindi permettere lo sviluppo del sistema turistico del paese. In un mondo del lavoro che si trasforma continuamente, l'ufficio diventa un luogo di condivisione. Open space, co-working ed esperienze interpersonali sono il fulcro del nuovo lavoro 3.0. Se infatti nella visione tradizionale dell'ufficio l'85% degli spazi era destinato esclusivamente a postazione di lavoro, oggi il 40% degli ambienti prevede aree break di intrattenimento e comfort per i dipendenti. Gli smart worker si riappropriano degli spazi aziendali, sempre più fluidi e dinamici. E così, come cambia l'ufficio, si trasforma anche la pausa caffè, un appuntamento irrinunciabile nella giornata lavorativa degli italiani. Gli spazi oggi stanno cambiando, gli spazi in cui si lavora stanno cambiando, vuoi in virtù e in funzione del diverso modo di fare business. Cambiando gli spazi cambiano anche i modi in cui questi spazi vengono fruiti. Il caffè stesso ha sempre rappresentato un momento importante nella vita da ufficio, per noi italiani in maniera particolare, perché 2 dei 3 caffè bevuti in media da un italiano al giorno vengono bevuti in uno spazio lavorativo o all'interno degli uffici. Diventa un momento di collaborazione, di condivisione, di socialità. Sulla base di questo abbiamo un'ambizione molto forte, stiamo andando a portare innovazione, stiamo andando a portare design, stiamo portando una soluzione intuitiva ma allo stesso tempo che ha un occhio di rispetto per quanto riguarda la sostenibilità. Abbiamo lanciato Nespresso Momento proprio per andare a cogliere questo trend di socialità e di favorire un ulteriore momento di aggregazione, di scambio, in cui in realtà si possa ripartire con uno slancio creativo e aumentare la propria produttività. Un nuovo sistema dotato di tecnologie all'avanguardia che facilita gli incontri, il dialogo e la condivisione dei momenti di pausa. Ma non solo. Il caffè che viene accuratamente selezionato è prodotto in 13 paesi del mondo e supporta il lavoro di 100.000 coltivatori locali. Una produzione sostenibile sia dal punto di vista ambientale che sociale ed economico. Questa macchina è sostenibile già nel modo stesso in cui porta le 13 varietà di caffè all'interno degli uffici, perché parliamo di un caffè in capsule, quindi predosato. L'energia necessaria alla preparazione di quel caffè è esclusivamente quella necessaria alla preparazione di quel caffè, e l'acqua è l'acqua necessaria a un caffè ristretto. Quindi il concetto stesso di caffè in capsule ha in sé un occhio alla sostenibilità. Ci vediamo tra poco.
Analizzare i comportamenti dei consumatori per capire cosa desiderano, dove cercano, in che modo confrontano i prezzi e cosa pensano nel valutare un prodotto o un servizio dentro e fuori dal negozio. Sono queste le risposte che i retailer trovano nella tecnologia grazie all'intelligenza artificiale e ai big data. Strumenti che riescono a definire profili iperpersonalizzati, offrendo così al cliente il prodotto adatto alle proprie esigenze. Il mestiere del retailer oggi è cambiato radicalmente, i consumatori ci richiedono livelli di servizio totalmente diversi ed estremamente più sofisticati. Crediamo che l'intrattenimento sia uno degli elementi centrali del nostro essere, per cui tutto quello che facciamo ha un sapore e deve avere un sapore di intrattenimento. L'app non si distingue da ciò e l'esperienza che abbiamo costruito per questa campagna permette alle persone, semplicemente installando l'app e interagendo con un QR code pubblicato in N diversi canali, la scelta e la decisione del prodotto preciso e specifico per ciascuno di noi. E la sfida per i retailer fisici nell'epoca della rivoluzione digitale e dello shopping online non è solo capire le necessità dei consumatori, ma rendere il negozio un luogo dove il cliente può vivere un'esperienza fluida, interattiva e personalizzata, sia online che in store, che metta al centro le sue necessità. Questa era un'industria guidata dall'offerta delle marche produttrici. Noi la stiamo trasformando lavorando su quello che si chiama in gergo tecnico il category management. Cioè, grazie all'ascolto che i nostri collaboratori hanno fatto per anni, grazie agli algoritmi, grazie alla tecnologia, finalmente oggi possiamo proporre una selezione di prodotti. E ovviamente la cosa più importante, servizi e soluzioni più adatto al nostro cliente. Perché dico questo? Perché quando uno cerca un prodotto e lo vuole cercare da solo, va sul web o sul nostro sito o su altri siti concorrenti o in generale, può trovare milioni di prodotti, ma se deve scegliere, deve scegliere fra pochi. E questa è la nostra volontà di proporci come la marca di fiducia che ti aiuta a scegliere, a darti la risposta giusta. Il Made in Italy piace agli stranieri e a trainare oggi le esportazioni italiane sono soprattutto il settore agroalimentare, ma anche la farmaceutica e l'abbigliamento. A metterlo nero su bianco è l'ultimo rapporto di Sace Simest, società impegnata nell'internazionalizzazione delle imprese, presentato il 30 maggio alla Borsa di Milano. In ogni paese del mondo c'è una domanda potenziale per il Made in Italy che ancora in alcuni casi è stata colta e in altri no. Quindi il marchio Made in Italy in tutti i settori manifatturiero è un marchio che ha sempre più valore, bisogna saperne cogliere le opportunità. Credo che appunto il rapporto ci abbia fatto vedere un mondo sicuramente più complesso, ma con ottime sfumature, diciamo, di positività, grazie anche appunto alla grande imprenditorialità e il grande talento delle imprese italiane. Ci ha fatto vedere le aspettative per l'export italiane che sono in crescita. Da varie indagini emerge come l'Italia sia un paese sottoassicurato. Stando ai dati del 2018 dell'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione, mediamente sono solo 39,7 le polizze vita stipulate su 100 abitanti. Inoltre, in confronto con alcuni dei principali paesi europei, tra il 2015 e il 2017 l'Italia ha registrato il calo più significativo nel rapporto tra i premi del ramo vita e il PIL, a dimostrazione di una tendenza da parte degli italiani a sottostimare i rischi, come ci spiega Paolo Magnani, responsabile dell'area Wealth Management del gruppo Credem. Gli italiani sono abituati spesso a lasciare somme di denaro e liquidità presso i conti correnti. Perché fanno questo? Perché pensano di poter far fronte ad eventi futuri inattesi. In realtà dovrebbero affidarsi a un consulente finanziario in grado di capire i bisogni del cliente e indirizzarlo verso la corretta protezione assicurativa. Anzi, le banche e le istituzioni dovrebbero incentivare i clienti a proteggersi, un po' prendendo spunto da quello che dice il premio Nobel Richard Thaler, la spinterella gentile, cioè aiutare i nostri clienti a soddisfare un bisogno freddo attraverso la corretta protezione assicurativa. Questa situazione deriva molto spesso da una scarsa cultura finanziaria.
La percentuale di risparmiatori italiani che conosce, per esempio, i tre concetti base di finanza, come l'inflazione, gli interessi composti e la diversificazione, è ancora molto bassa, come ci conferma Cosmo Schinaia, Country Head per l'Italia di Fidelity International. Il miglior amico di un investimento è il tempo. Orizzonte temporale chiaro e obiettivi definiti sono fondamentali in una strategia di portafoglio. Oggi, purtroppo, i titoli di Stato hanno un rendimento molto basso, mentre vi sono soluzioni di risparmio gestito in grado di offrire una difesa nel lungo periodo, senza tuttavia rinunciare a un rendimento significativo. Questo grazie a una diversificazione del portafoglio e alla decorrelazione. In alcuni casi queste soluzioni di investimento possono offrire anche una fonte di reddito, un vero e proprio stabilizzatore psicologico in momenti di elevata volatilità. Il nostro paese ha strutturalmente una storia di sottoassicurazione. Oggi il 78% delle case in Italia è esposto a un rischio medio-alto, ma solo il 2% è assicurato e meno del 30% dei lavoratori ha una previdenza integrativa. E le finanze pubbliche non possono espandersi all'infinito, anzi, sono in riduzione. Un'adeguata gestione globale del patrimonio implica quindi l'identificazione sia degli obiettivi del cliente di breve e di lungo periodo, sia delle sue necessità di protezione. Anziché accumulare liquidità sul conto per far fronte a eventi inattesi, è veramente importante effettuare una pianificazione il più possibile a lungo termine della ricchezza finanziaria, tenendo in considerazione sia le esigenze di assicurazione del patrimonio del cliente, ma anche e soprattutto l'aspetto di successione, oltre che quello fiscale. In altre parole, mettere soldi da parte non basta più, ma è necessario andare oltre. Tipicamente un investimento deve perseguire uno specifico obiettivo. L'acquisto di una casa, l'università dei propri figli, una pensione integrativa. Purtroppo gli investitori tendono a essere molto cauti con i loro risparmi per la paura di perdere i loro soldi. Ma esistono oggi delle soluzioni di investimento che permettono di proteggere il proprio capitale man mano che ci si avvicina alla scadenza. La prossima settimana su Like: trekking, bici, surf, a tutto fitness, le vacanze attive che piacciono agli italiani. Salumi e Benessere, preziosi alleati per un pieno di energie. Piccole e colorate, le fotocamere scatta e stampa più divertenti per le vacanze. Auto Show, ecologia ad alte prestazioni e consumi ridotti, la versione a metano della berlina sportiva. Icona della casa francese con 15 milioni di unità vendute, arriva la quinta generazione e punta al multimediale.